Innanzitutto credo che sono tre punti importantissimi, poi Livorno è terzo posto, no niente, poi se torna a vincere dopo un bel po', in casa, credo che siano tre punti importantissimi, cercando di continuare avanti su questa strada che l'abbiamo perso un poco, perché abbiamo avuto un periodo così così, quindi l'importante era tornare a vincere davanti al nostro pubblico, va bene così. L'episodio importante oggi lo ha determinato Davide, ha fatto un gol importantissimo, ha sbloccato un match che sicuramente nessuno si aspettava il tiro suo da quella posizione, neanche noi che eravamo in panchina perché gli abbiamo detto non calciare, invece ha calciato, è andata benissimo. È stato un Eurogol, sono quei gol che si vedono poche volte ma in Serie A pure, quindi contentissimo perché ha tirato. Di quel cilindro ha tirato quel tiro spettacolare, ma poi prima aveva fatto la busta, quindi no, sicuramente sarà un gol che rimarrà nell'annetto. Oggi non mi ha tirato neanche un tiro, però va bene, no, se bloccherà qualcosa, sicuramente, non so, è strano, cioè, veramente perché sono passate tante partite, lo so, e mi dicono i miei compagni, ma quando facciamo gol sotto la curva? E ho detto, non lo so, cercate di tirare in porta, però è capitato a Kevin una situazione, la prima palla, peccato perché magari lì potevamo chiudere la partita. Nonostante quello, credo che, dai, contenti perché è sicuramente un risultato positivissimo. Sicuramente sono sempre a disposizione, cerco di dare il massimo durante la settimana, di restare pronto quando il mister mi chiama in causa, quindi come è toccato adesso, come la settimana scorsa, ma credo che ognuno di noi deve dare il massimo, sia 1, 2 minuti, 10, 15 minuti, deve dare il massimo per l'Arezzo, e se mi è toccato entrare mancando pochi minuti darò il massimo, quindi lo sa il mister, lo sanno i miei compagni, ma durante la settimana cerco di tenere tutti sul pezzo perché alla fine i risultati si vedono anche su questi discorsi. Credo che in settimana bisogna allenarsi bene, bisogna tenere tutti sulla strada positiva che è quella di dare il massimo perché sennò non si ottengono risultati. Questo sicuramente è uno dei primi, sicuramente una bella conclusione anche l'azione saltando l'avversario con il tunnel. Diciamo che mi mancava da un po' di tempo il tiro da fuori perché è una cosa che in teoria ci dovrei avere, quindi magari farne qualcuno in più. La squadra ha giocato bene, abbiamo concesso non tantissimo, quindi è una vittoria importante. Veniamo da un momento difficile, sia di risultati, quindi di classifica, anche la situazione del presidente di questa ultima settimana, ultimi 10 giorni, quindi sicuramente una vittoria importante di classifica, che poi anche per i tifosi, dedicata sicuramente ai tifosi, che ci sono sempre stati vicino, anche in queste ultime partite, e poi senza scordare il presidente, perché ha passato questa settimana non bellissima, quindi sicuramente anche a lui. Era importante vincere, ma a parte l'avversario era il momento che serviva una vittoria contro poi una grande squadra, una diretta concorrente, quindi è un valore aggiunto sicuramente, però da adesso a dire che è cambiato molto in classifica, andiamo piano, visto l'ultimo periodo che c'è stato. Quindi ci godiamo questa vittoria sicuramente e che ci dà anche più convinzione per le prossime. Diciamo che oggi abbiamo fatto una partita concentrata, vogliosa, di squadra, un gruppo unito che ci si aiutava, abbiamo cercato anche di giocare più palla, anche se il periodo poteva essere quello positivo che ti poteva levare qualche convinzione, invece l'abbiamo fatto bene, poi davanti c'era una bella squadra, quindi non sempre era facile uscire con delle azioni manovrate. Lo stesso anche per loro, quindi una partita sicuramente positiva.